Bene, allora chiamo Fabrizio Barca, Silvia Zingaropoli, e poi mi dite voi come gestire il dialogo con Enrico Giovannini. Perché... Fabrizio, che per prepararsi a questo forum, sapendo il peso di questo forum, ha fatto praticamente una settimana in quota per arrivare anche fisicamente preparato qui. Attenzione, settimana in quota qui, non in quota, e quindi è arrivato preparato fisicamente a questo grande sforzo di questi due giorni. Grazie Enrico, grazie Silvia. Ditemi voi come gestire. Allora, dati i tempi stretti, cercheremo di essere botta e risposta, recuperiamo. Oggi doveva essere con noi Enrico Giovannini, purtroppo per impegni ASVIS non ha potuto, però ci ha mandato un video in cui peraltro pone a te, Fabrizio, tre domande. Poi, se vogliamo iniziare dal video, così poi ne parliamo, insomma. Tanto sono tre minuti. Buongiorno a tutti, mi dispiace non riuscire a essere con voi, ma almeno in questa forma proverò a dare il mio contributo e magari anche a stimolare Fabrizio Barca su una serie di temi che so essere a lui molto cari. Accettare la logica dello sviluppo sostenibile per un amministratore è una sfida molto complessa, perché è la sfida dell'integrazione. In altri termini, soprattutto se un amministratore locale non può dire semplicemente io ho le competenze sui trasporti piuttosto che sui servizi sociali e il resto non è di mia competenza, perché vuol dire mettere il territorio al centro delle politiche e dunque farsi carico, non direttamente eventualmente, ma della complessità delle politiche e delle azioni che poi fanno la differenza della qualità della vita di un territorio. Quindi un pensiero integrato non è facile, perché non è quello a cui siamo abituati, non è quello a cui siamo normalmente formati, e poi è un pensiero complesso, difficile, perché poi alla fine il rischio è che i cittadini ti considerino responsabile di tutto anche se non hai le leve per cambiare le cose. Come si può dunque affrontare a livello locale questo tipo di sfida? Nell'agenda urbana per lo sviluppo sostenibile, insieme a l'ANCI e a Urban IT, abbiamo provato per le città a definire cosa può voler dire un approccio integrato allo sviluppo sostenibile. Ecco, consiglio anche ad amministratori, non delle città, di guardare quel documento per cogliere magari interessanti suggerimenti su come adattare anche a realtà più ridotte sul piano della complessità e dei cittadini, del numero di cittadini, quel tipo di approccio. La buona notizia è che ci sono tantissimi esempi in giro per il mondo di localizzazione dei Sustainable Development Goals, presso il sito dell'ONU, ma anche quello naturalmente dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, potete trovare tantissimi materiali. E c'è molto lavoro anche a livello europeo. Questo mi porta alla seconda considerazione, al disegno delle prossime politiche di coesione come luogo per realizzare uno sviluppo sostenibile che non sia sostenibile solo sul piano ambientale, ma anche a quello sociale, economico e anche istituzionale. E qui vengo a tre domande per Fabrizio e per tutti voi naturalmente. Il primo tema ha a che fare con questa complessità e quindi il cambiamento culturale che questa complessità richiede non solo agli amministratori ma anche ai cittadini, cioè la domanda di cambiamento. Come fa a esprimersi secondo dei principi, dei canoni condivisi a livello internazionale in cui ci sia eliminazione della povertà, miglioramento della salute, miglioramento dell'istruzione e così via, cioè 17 obiettivi di sviluppo sostenibile richiesti dai cittadini in una logica non solo integrata ma anche pluriennale, cioè di medio termine. So bene quanto la spinta dal basso può fare in termini di cambiamento, ma come si fa a aiutare i cittadini a cambiare la cultura invece di andare semplicemente all'uovo subito invece che alla gallina domani? Seconda domanda, l'integrazione delle azioni a livello nazionale, a livello territoriale e a livello sovranazionale.
Sul sito dell'ASVIS trovate un lavoro che ho fatto fare a Polis Lombardia, in cui per ognuno dei 169 target si capisce se la responsabilità è nazionale, regionale o locale. Può essere uno strumento utile per capire chi veramente è in carico di che cosa e magari adattarla in particolare a aree complesse come le aree interne. E il terzo tema è quello del coinvolgimento dei giovani. Sappiamo da tutte le indagini demoscopiche che i giovani hanno un approccio diverso allo sviluppo sostenibile, non solo sul piano ambientale. Allora come mobilitare le componenti più giovani della nostra popolazione per farle diventare non solo sognatori, ma soprattutto per farle impegnare a cambiare i propri territori nella logica di cui ho appena parlato. L'ASVIS può mettere a disposizione il lavoro che sta facendo insieme al MIUR nelle scuole, insieme alla conferenza dei rettori dell'Università Italiana e nelle università, con la rete delle università per lo sviluppo sostenibile. Forse queste sono delle importanti risorse che potrebbero essere mobilitate anche per le strategie per le aree interne. Grazie e buon lavoro. Bene, il professor Giovannini apre alcuni temi ponendo l'accento sull'importanza della sfida dello sviluppo sostenibile e delle competenze integrate degli amministratori, che è un po' anche un tema molto vicino alla SNAI. Andrei prima con le sue domande. Lui, come hai sentito, appunto alla prima domanda ti dice: sai bene quanto la spinta dal basso sia importante, ma c'è un problema. Come si fa ad aiutare i cittadini a cambiare la cultura dell'uovo oggi piuttosto che della gallina domani? Ovvero, come convincere i cittadini e amministratori che è necessario investire su un progetto a così lungo termine? Ma in un splendido intervento di uno dei più grandi filosofi italiani viventi, Salvatore Vecca, che trovate sul sito del Forum della Disuguaglianza e Diversità, costituito da 8 organizzazioni di cittadinanza attiva, Salvatore Vecca 48 ore fa ha risposto ad Enrico Giovannini, non lo sapeva che gli avrebbe fatto la domanda. La ragione per cui siamo schiacciati sul presente, per cui tendiamo a essere schiacciati sul presente, questo è il tema, e quindi poi abbiamo un problema a pensare alla gallina domani, a rinunciare a delle cose immediate, a rinunciare a investire il nostro tempo, a ragionare, a dire ma porca miseria, no aspetta un attimo, perché ci abbiamo, deriva dal fatto che, dice Vecca, abbiamo avuto la sensazione, moltissimi di noi hanno avuto la sensazione, non io personalmente, perché sono, appartengo a una parte privilegiata della popolazione, non perché sia più astuto, ma perché ho più mezzi di vita, ho avuto più occasioni di partenza nella vita. Ci hanno tolto il futuro, a moltissime persone hanno la sensazione che il futuro gli sia stato tolto, ok? Questo è il tema fondamentale, il tema delle disuguaglianze, ci dice Vecca in questo splendido intervento, è fondamentalmente il tema che a moltissime persone non è il fatto di essere diversi, ma di essere ingiustamente diversi, di avere la sensazione che si è in una certa condizione perché è capitato di nascere in un certo luogo, in un certo centro, in una certa famiglia, in una certa condizione, di non aver avuto delle possibilità, di non essere nato con una ricchezza e un patrimonio a portata di mano che ti consentisse di far partire un'azienda imprenditoriale o di investire in un terreno che avevi. Se ti hai la sensazione che ti hanno tolto il futuro, se arrivi a convincerti il pensiero neoliberale ha convinto molti noi questi ultimi 20 anni che sostanzialmente non c'è possibilità di cambiare, perché la ragione per cui stiamo così è inevitabile, è la tecnologia, è la globalizzazione, è il cambiamento climatico, queste grandi, enormi, gigantesche forze, a questo punto il futuro te l'ha preso qualcun altro, non si può fare niente. È un alibi ovviamente, perché la ragione per cui siamo in queste cose sono politiche sbagliate che abbiamo fatto tutti, Abbiamo commesso errori uno dopo l'altro e quindi queste politiche sbagliate hanno prodotto. Ma se tu non sei convinto che è una politica sbagliata, se sei convinto che il futuro non sia ricostruibile, sei schiacciato nel presente e non sei disposto a un cambiamento culturale. La grande novità di aree interne, il clima, con tutte le sue difficoltà, la sua realismo, la sua franchezza, oggi avete ripetuto 60 volte questa storia, oggi. Quando raccontava Sabrina che quando vai in giro per l'Europa a raccontare questa esperienza devi stare attento a dirgli è molto peggio di come sembra. Non vado a raccontare in giro propaganda fide di questa roba, perché questa roba appare così genuinamente diversa che bastano poche parole per far capire. Devi farli capire, guardate che è terribilmente difficile, non è detto neanche che ce la facciamo.
ma ha in sé, nel suo disegno, nel suo metodo, un recupero di futuro. Questa è la risposta, diciamo, a Enrico. La cosa interessante, vi faccio notare, è la seconda volta che Enrico compare in queste nostre colloqui. C'è un elemento interessante in questa roba. Enrico Giovannini, per sue caratteristiche, ha lavorato con Fitus in giro per il mondo, è il globale, è il mondo, l'agenda 2030, indicatori che valgono per intero globo. Noi ci occupiamo dell'indicatore dell'arrivo dell'emergenza in un certo comune. Ma è questo rapporto fortissimo fra il globale e il locale, quello che Piero Bassetti chiama glocale, con un'espressione semplice, ma viva la semplicità di Piero Bassetti, che ha 90 anni e si può permettere di essere semplice. Il fatto che il globale e il locale, che lo sviluppo sostenibile non possa che voler dire che ci sono dei grandi disegni globali, che i Fitussi, gli Amartya Sen, gli Stiglitz, l'ONU, le grandi organizzazioni hanno in testa, ma che poi devono cambiarsi, attuarsi e realizzarsi attraverso le gambe di singole persone che danno a quell'indicatore un po' astratto e gelido la caratteristica di un indicatore adatto, è la caratteristica di nuovo di aree interne. Per questo parla al resto del mondo, per questo possono arrivare i coreani dalla Lucatelli e gli dicono siamo interessati, per questo sono interessati in Germania sono interessati alla metodologia, perché è una metodologia diversa e che dobbiamo con tutti i denti di difendere. Questa è la prima domanda. Enrico, che cosa mi ha chiesto? Ah, le connessioni tra i livelli. Sì, no, le connessioni in parte è una connessione, l'ho già detta, è la connessione fra il globale e il locale. Una connessione importante di aree interne è questi tre livelli, no? Quattro, anzi, Europa, Stato centrale, regione, livello locale. Qual è l'elemento di rottura interessante che ho detto prima? La ragione per cui a molti è stato tolto il futuro, la ragione di molte disuguaglianze, la natura di quella che Andrés Rodríguez Pose, straordinario economista contemporaneo, che per fortuna parla italiano, quindi ce lo possiamo godere quando parla e scrive, che ci racconta che l'Europa è piena, l'Occidente è pieno di territori che si sentono abbandonati. Abbiamo detto la ragione di questo abbandono non sono le grandi componenti globali, sono politiche sbagliate. Fatemi essere più preciso perché ci serve. Una larga parte delle politiche sbagliate sono politiche cieche ai luoghi, le abbiamo chiamate così 10 anni fa, 12 anni fa, molti di voi in questa sala sono cose che hanno creduto o sentito, per cui si sono battute, avevamo ragione, è triste dire, perché sarebbe stato meglio che avessimo avuto torto. Cioè sono disegni di politiche della salute, disegni delle politiche della scuola, disegni delle politiche dell'agricoltura, costruite a stampino per tutti, one size fits all, un abito va bene per tutti quanti. Questo è il tema. Attenzione, non è che questo abito andava male a tutti, perché dato che ovviamente i ceti dirigenti, le classi dirigenti, parlo di me stesso così posso parlare male di me stesso, sono urbane, vivono in centri che vanno dai 150.000 ai 2 milioni e mezzo di abitanti. Che cosa conoscono? Quando pensano alla salute, quando nei loro ragionamenti, nelle loro tecniche, conoscono i grandi centri urbani. Quindi noi abbiamo avuto un processo di enfatizzazione delle componenti urbane nelle scelte fatte, sono state, ma non perché si era cattivi e si volevano privilegiare le città, perché le tecnocrazie avevano conoscenza e hanno applicato ciò che conoscevano a tutti i territori. Questa roba dava particolarmente male per i territori delle aree interne e delle aree rurali, che poi abbiamo compensato dandogli un sacco di soldi, perché l'abbiamo sempre detto in aree interne che non sono mancati soldi a questi territori, ma gliel'abbiamo dati con l'altra mano, con una mano facevamo le grandi regole generali in un modo e con l'altra mano le compensavamo. La novità di questa operazione non è tanto ciò che ha detto Enrico, è la connessione, cioè il centro di competenza nazionale, il centro di competenza che è la grande impresa corporation o il centro di competenza pubblico, che è costretto, di cui hai bisogno come il pane, se no diventi un comunitarista chiuso, che ti tiri fuori, fai il luddista, sei fuori dalla storia, anche per fare i formaggi oggi devi, per avere una vacca che cresca bene devi ragionare di batteri ad alto livello, cioè non c'è roba dove non ci sia la modernità, giusto? Però lo devi calare all'interno di quel tuo territorio, e questo rapporto fra centro di competenza esterna e locale è questa la connessione.
Dobbiamo, ne approfitto per dirlo, mobilitarci su Bruxelles, perché io, come ho letto il documento che è uscito a Bruxelles 20 giorni fa, adesso vediamo se fanno di meglio tra 5 giorni, ma il documento generale delle politiche del bilancio sono vecchi, sono indietro di 20 anni, non hanno capito sta roba che stiamo raccontando, e non lo pensiamo soltanto noi, lo pensano in Brandeburgo, in Germania, lo pensano in Portogallo, lo pensano nel Galles, che pure se ne stanno andando ma si sentono ancora europei, lo pensano in Bulgaria. Cioè non ha capito Bruxelles che nel calare delle politiche nazionali sui territori, nell'uscire dalla logica dei bandi a stampino, per cui poi il territorio esprime una domanda, esprime delle aspirazioni, esprime dei bisogni, ti ritrovi il bando già fatto. Ma non è compito del funzionario regionale, il quale sì potrà magari, come dire, essere più o meno flessibile nel tentare di adattare, ma il meglio che può fare è adattare una roba che non è disegnata bene. Quindi abbiamo una battaglia con Bruxelles importante nei prossimi 12 mesi che va espressa da questa comunità, da questa federazione nei confronti del governo della Repubblica Italiana nel negoziato che questo governo dovrà condurre in Europa. Anche questa è una riconnessione che tra l'altro serve a Bruxelles, perché la Bruxelles che abbiamo in testa noi è una Bruxelles deloriana che serve alle comunità, in cui noi sentiamo che ha fatto una cosa giusta. Quell'altra Bruxelles è una Bruxelles che piazza lo stampino del simbolo europeo su una roba che non era quella che ci interessava e serviva, e quindi è una roba che va contro l'Europa e contro il bisogno che abbiamo enorme di non riavere più della roba costruita militare come quella in cui mi sono imbattuto camminando su queste montagne, o come mi imbatto quando vado sulle montagne del Friuli Venezia Giulia. L'ultima era i giovani, che di Enrico, c'è giustamente, io non sono un giovanilista, ho sempre un po' sta paura di essere giovanilista, però diciamoci una cosa, l'esperienza di 72 aree progetto ci dice che se loro si convincono che c'è un futuro, hai già fatto metà della strada. Cioè, purtroppo, un certo cinismo che è maturato in una generazione, che è la mia generazione, che è una generazione, come dire, che non ha saputo complessivamente onorare il testimone altissimo che c'era stato dato dalla generazione dei miei genitori, che ci ha consegnato un'Italia in una situazione straordinaria, che ha saputo combinare culture. Noi non abbiamo retto complessivamente a questo messaggio, e alcuni di noi, per giustificare i propri errori e le proprie debolezze, sono raccontati che non si può cambiare e che il meglio che si può fare è continuare a vivacchiare e a salvicchiare. Allora, in più, poi siamo andati dai giovani e gli abbiamo detto non avete futuro, perché gli abbiamo detto voi sarete la prima generazione che non starà meglio di quella precedente. Cioè, gli abbiamo detto, non abbiamo fatto un grandissimo lavoro, ma noi ce la siamo goduta, voi proprio dimenticatevelo. Allora, da questo punto di vista io prendo Enrico nel senso di dire che i giovani, questa è Sabrina che ha sempre voluto e cercato, proprio anche in maniera ostinata, che ci fossero nelle sale, che partecipassero alle discussioni, anche in questa fase discendente, anche a accordo approvato, poiché la qualità di quello che farete dipenderà anche molto da come verrà fatta, secondo me qualche forzatura, un po' come si è fatto con le donne, opinioni saranno diverse in sala sul fatto se le quote servano o non servano, però alla fine della fava della rava, in un mondo ostinatamente vecchio, qualche zeppa gliela devi mettere per riuscire a far saltare il sistema. Allora, qualche zeppa sui giovani, qualche forzatura, anche perché non è che devi chiamare, devi solo renderli un po' più facile partecipare, visto perché se loro si convincono che si può cambiare, allora la questione di Giovannini della gallina, perché loro la gallina ce l'hanno in testa, non ce l'hanno in testa, anche perché se ci sono i giovani che ho incontrato in questo territorio girando, che sono disposti a fare delle scelte di sacrificio significative, anche di abbandono di lavoro sicuro per scelte imprenditoriali, questi qua sono, valgono 20. Dal primo forum della strategia delle aree interne a Rieti è passato tanto tempo, sono successe tante cose, 4 governi, vicende varie, scelte politiche diverse, come hai detto, abbiamo parlato anche di questo. Nonostante tutto, la strategia sembra reggere alle intemperie, come fosse una forza lenta che va avanti nonostante le difficoltà che abbiamo sentito in sala. È giusta questa chiave di lettura, e quali sono i punti di forza e i punti di debolezza di questa strategia, secondo te, sinceramente, francamente? Ma questa è una domanda che mi sono posto, me la sono posta anche raccontando agli altri, perché la domanda è ma come mai ha retto nonostante tutto? Perché abbiamo chiesto una pazienza elevata a noi stessi, alle popolazioni, ai cittadini.
che non sono furibondi con questa, però, sono, insomma, sì, perché c'è ancora, cioè, sono sarcastici, che già, atteggiamento sarcasmo è già un sano atteggiamento. Allora, la domanda è, perché ha retto? Allora, io mi sono dato 2 o 3 risposte, e mi interesserebbe se alla fine, come dire, voi diceste perché ha retto, magari, non lo so, se abbiamo 5 minuti, magari anche tagliando l'ora, dobbiamo recuperare qualche minuto. Uno è perché è la maniera sfacciata, esplicita, con cui affronta il tema della giustizia o dell'ingiustizia. Cioè questa questione salute, scuola, mobilità, secondo me affrontata in modo sistematico, non dobbiamo mettere delle pescette, dobbiamo mettere una cosa permanente, ha fatto sì che anche se non le abbiamo ancora fatte, si abbia la sensazione che sei a un, divario. Anche se stai litigando con Roma perché il ministero è rigido, ma è una battaglia... come dire, che sai che se la vinci non hai fatto un passetto, hai cambiato l'angolo. Quindi il tema l'aver messo il tema è ingiusto che una persona che vive in questo territorio non possa avere una scuola come, non possa avere un accesso alla salute come, secondo me questo gli ha dato una forza di autosopravvivenza, può darsi. Il metodo aperto ovviamente viene subito in testa questo, con tutti i limiti che poi tutti noi avremmo voluto che la popolazione ne sapesse molto di più, che la partecipazione fosse migliore, avremmo potuto fare meglio, tutto quello che volete. Resta però che se confrontiamo questa politica rispetto al modo in cui normalmente si decidono le cose, siamo in un altro mondo. Perché poi noi è giusto che ce la diciamo tutta, però se ce la, come dice mio amico Mimmo Cerzosimo, se ce la diciamo troppo alla fine, dato che gli altri non se la dicono, cioè alla fine ci facciamo anche un disservizio a noi stessi. Allora, una roba così, un modo così di ragionare franco, in cui magari si prendono anche delle decisioni sbagliate, ma sono state prese, stanno sul web, dove tutto sta sul web, dove non c'è una decisione che non sia stata resa pubblica, è una roba nuova. Forse questa cosa ha aiutato, io in alcune aree del paese, diciamo, guarda il mio amico Domenico, hanno anche attivato forze giovanili nel mondo della nuova comunicazione. Io cito sempre il Pinia Post, questo piccolo web, ma ce ne sono ovunque. I piccoli web gestiti da ragazzi con 4 soldi hanno la possibilità di, come dire, di raccontare quello che avviene e anche di attaccare, di criticare, ma comunque di farlo apparire una roba che appartiene a tutti e non a una camarilla di 7-8 persone che si sono chiuse in una stanza che hanno deciso una cosa. Questa può essere una delle ragioni. L'ultima, l'hai citata tu o l'hai citata, no, l'hai citata proprio tu o l'hai citata Sabrina, non mi ricordo più all'inizio, è questa cosa dell'identità nazionale. Cioè, non li scherziamo, io sono stato in montagna, De Vincenti che dice... di là delle battute, non è vacanza. Perché se no, cioè vabbè, è la sensazione che l'Italia sia aria interna. Cioè il fatto, ce l'ho già detto una volta, ma questo non è rilevante, io non sono sicuro se sta roba avrebbe retto altrimenti, se avrebbe retto nei palazzi romani, se avrebbe retto in alcuni palazzi regionali, cioè nella pancia di tanti funzionari, di tanti di noi, in un paese che fatica a dire ma che è l'Italia? Dove Palermo e Torino fanno enorme difficoltà a sentirsi parte dello stesso paese, l'abbiamo detto già una volta, Madonie e Valmaira non fanno difficoltà a sentirsi parte dello stesso paese. E alla fine l'Italia è sta costola, è sta cosa strana, quindi insomma questo elemento identitario può avere retto, e queste sono 3 possibili ragioni. Poi ce n'è una che secondo me è troppo razionale per essere vera, però diciamo che è un motivo in più se dobbiamo reggere ancora, se dobbiamo avere ancora un po' di pazienza, anche se spero che in molti casi ci siamo, ed è questa. Questa qui, diciamoci la verità, e questo qualche volta non può non avere sorretto voi, sindaci. È una piattaforma, noi l'abbiamo chiamata sistema, come si chiama, intercomunale permanente, Sabrina. Abbiamo usato la parola permanente, poi abbiamo detto altre volte modifica permanente nei servizi, cioè questo elemento della permanenza, cioè che senza avere scritto procedure complicate, per cui avete sentito la bellissima relazione di Clelia, da una parte si fa così, da una parte si può far colà, da una parte si può fare in un altro modo, da alcune parti dobbiamo solo rivivificare della roba che c'è, cioè non abbiamo riscritto l'ennesimo stampino di come i comuni devono stare insieme, ma forse proprio questo dà l'idea che forse questa roba è veramente permanente. E la cosa straordinaria rispetto alle aree urbane è che questi territori, questi 72 territori, che sono un quinto dell'Italia, 3 milioni di abitanti, si presentano a ottobre, quando il paese si troverà ad avere soldini comunitari che non sa dove, come riuscire a spendere,
ma si presenta anche al prossimo ciclo di programmazione come una piattaforma organizzata dove non devi ricominciare da capo, perché una parte del tempo forse era lungo, forse potevamo spendere di meno, ma l'abbia speso per sempre. Questa cosa non so se è troppo razionale, ma se non ci avessimo pensato più di tanto, pensiamoci, perché è una cosa che dà senso a buttarci un altro anno di vita, altri sei mesi, perché hai fatto una cosa che si candida a essere una... Te la metto così, quando la racconto fuori in giro per l'Europa, viene percepita, dice, vabbè, allora l'Italia si è data un'organizzazione delle proprie aree interne, perché nel mondo non franco-borbonico, diciamo, nel mondo un po' più tedesco-anglosassone del nord Europa, le organizzazioni non sono delle robe procedurali in cui è scritto tutte le procedure, sono delle organizzazioni di fatto come questa. Se poi fate pure il passetto che sta federazione, finalmente gli date, come tu hai suggerito, un corpo forte, questa roba diventa permanente, senza sovrastrutture, senza nuove istituzioni, senza nuove robe, ce ne abbiamo già abbastanza, de facto quello che c'è. Però ripeto, questo non è il secondo motivo per cui è sopravvissuta, può essere il motivo per cui sopravvive ancora. Vorrei tornare un attimo su quel sarcastico. In questi anni avete, ormai anche io, abbiamo girato il territorio e spesso capita di avvertire quella forbice, scetticismo, sarcasmo tra il territorio e le istituzioni. Che poi al tempo stesso viene superata dal rapporto che si viene creando con il team. Quali sono secondo te le principali cause di questa sfiducia che si è andata creando sul territorio, a parte la concentrazione sull'urbano di cui ha già parlato? Ma qui la risposta è semplice, insomma, è quel rapporto di sfiducia, quello che è studiato da tutti, qua riferimento anche perché poi non sono un politologo, è Alfio Mastropaolo, per citare un politologo, cioè la crisi complessiva dei partiti, cioè dei corpi intermedi, è dietro in generale la crisi di un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, che non è un fatto solo delle aree interne, è un fatto di tutto il paese. La novità qua dentro è di averla affrontata senza costruire altre surfettazioni, ma attraverso un rapporto. Ovviamente, attenzione, non si può fare mica sempre così, cioè questo lo puoi fare quando hai rapporti con 29.000 abitanti, mediamente le aree hanno 29.000 abitanti. È una dimensione interessante, vi faccio notare che in giro per il mondo tra i 30.000 e i 40.000 abitanti sono successe tante cose, cioè in giro per il mondo ci sono, chi è che lo diceva Enrico, tante esperienze di questo tipo. Se andate a vedere il numero di persone che le vivono, sono molto spesso attorno ai 40.000 abitanti, cioè ci sono delle dimensioni di comunità nelle quali la partecipazione democratica può diventare una roba vera, e all'interno di quella partecipazione magari continui pure a essere sarcastico, ma ricordati che, o anche cinico, perché ti ricordi che il cinismo, quando ne hai preso un sacco di batoste, il cinismo è un'autodifesa dannosa, però è un'autodifesa, ma al primo livello. Al secondo livello, un pezzetto di te, come dice Amartya Sen, noi siamo sempre un pezzetto di te, dice, può darsi che stavolta sia una cosa vera. Quindi secondo me quella è la ragione, ma la maniera per demolirla è questa. Ovviamente in questo contesto dei ritorni di irrigidimento centrale, come abbiamo avuto e come sono emersi, fanno dei gravissimi danni, perché danno la sensazione ai cittadini che magari che sono stati convinti, o che hanno convinto i sindaci, o che sono stati convinti dai sindaci, o che si sono convinti con i sindaci a costruire un nuovo plesso scolastico o a cambiare la vocazione scolastica di un territorio, poi si ritrovano una fortissima rigidità, magari dovuta a una norma, ma allora ragazzi, se vogliamo cambiamola, quella rigidità rischia di dire abbiamo sbagliato a recuperare fiducia. Quindi poi i riguadagni di fiducia sono processi delicati che vanno presidiati, ed è una delle cose che ancora secondo me è aperta. Una sindaca mi ha detto: nell'ambito delle stesse istituzioni c'è chi ci crede e c'è chi no. È più rischiosa la sfiducia che arriva dal territorio o la sfiducia che arriva dall'ambito dalla stessa amministrazione? La risposta è ovvia, diciamo, è un problema di livelli di responsabilità, è più grave la seconda, è più grave la sfiducia, c'è chi non si può permettere di esprimere sfiducia o cinismo, e questo è ovviamente sono i livelli generali di governo, hanno
hanno una responsabilità nazionale e questa responsabilità, quando a questa responsabilità vengono meno, fanno dei danni che non sono accettabili sul piano, in un paese in cui non venisse privilegiato, in cui gli amministratori pubblici che hanno una difesa, ovviamente sono stato amministratore fino a 2 anni fa, non è che non sono consapevole, qual è la difesa di un amministratore pubblico? Che è un paese in cui non vieni premiato se hai, per i risultati del tuo operato sulla qualità della vita dei cittadini, vieni punito se il tuo operato ha proceduralmente infranto qualche anche in maniera non colposa qualche punto. Questo non è che possiamo non raccontarcelo. Quindi il recupero di una discrezionalità della pubblica amministrazione è un elemento fondamentale per dare delle gambe piene. Molti amministratori regionali e centrali che hanno aiutato questa strategia si sono prese quelle che si chiamano le loro responsabilità. Ma non dovrebbe essere così. Passata tutta una vita, 18 anni di amministrazione pubblica, in cui il tema è ma poi il ministro ti copre? Ma poi l'assessore ti copre vuol dire no, attenzione, capite che vuol dire? No, ti copre nel senso che hai fatto una marachella e te la fa passare, hai fatto una cosa giusta lavorando, come dire, sul filo della procedura in nome del risultato, e ti ritrovi poi a essere messo nei guai dal tuo, e noi amministratori pubblici abbiamo sempre diviso i politici, diciamo, a seconda che fossero quelli che ti coprivano o meno, e la copertura non corrispondeva necessariamente a quelli che ti stavano simpatici, perché dipende dalla bontà delle persone. Parliamo di procedure e torniamo ai tempi, che è un tema che è uscito molto molto spesso. Il tempo è un nemico dell'entusiasmo, nel senso, un'eccessiva lunghezza è sì diciamo indispensabile in questo contesto, ma porta con sé dei rischi. Quali sono i principali rischi e come invogliare ad andare avanti nonostante il tempo? Il rischio che l'abbiamo detto prima è che a un certo punto si dica vabbè ragazzi sono chiacchiere, e tra l'altro chi è che dirà sono chiacchiere? I conservatori, quali diranno? Ve l'avevamo detto che questa roba, c'avevamo sti progetti nel cassetto così carini, ma sì, ma lo sappiamo che in teoria quella roba è meglio, sono tanto bravi quei ragazzi della Lucatelli, sono carini, dicono delle cose giuste, probabilmente ci credono persino, però ragazzi... sono proprio, cioè non hanno capito dove vivono in questo mondo. Quindi il tempo lì sopperisce una cosa che però non abbiamo valorizzato a sufficienza, perché non c'è, e mi farebbe piacere se da queste 2 giornate uscisse fuori, non c'è area nella quale, pur non essendo stata magari spesa un solo euro di area interne, non sia nel frattempo avvenuto qualcosa nella politica ordinaria dell'organizzazione della mobilità, molto spesso nell'organizzazione della mobilità, perché è quella dove i margini tra regione, se la regione si muove e il livello locale riesce a muoversi a cifra data, riesce, e se c'hai anche un referente interessante. Io credo che in alcuni casi questa cosa abbia consentito, è vero che è andato lento il processo di spesa dei fondi comunitari, ma intanto è successa un'altra cosa, però noi non l'abbiamo raccontato questo. Non, anche perché stiamo poco attenti a raccontare, perché abbiamo paura di raccontare troppo, perché non ci piacevano quelli che raccontavano. Dopodiché, detto tutto ciò, dalle cose che abbiamo sentito nell'intervento della Cosentino, preciso nell'indicazione, diciamo, dei punti di limite, credo che questa lentezza, l'avevamo detto, i primi sarebbero stati più sfigati, perché doveva sulla loro pelle. Cioè i tempi devono potersi ridurre, perché abbiamo imparato, perché hanno imparato, perché avete imparato, perché si è capito che questa cosa è vera. Questo è secondo me un punto estremamente importante, se questo avvenisse diciamo sarebbe significativo. Dopodiché, come dice un amico mio, Mario Sai, è evidente che in parte i tempi sono legati alle resistenze, e il fatto che ci siano state le resistenze non deve essere un alibi, perché anche lì bisogna stare attenti, però le resistenze sono quelle che hanno tirato avanti le cose, cioè sono stati rotti modi tradizionali, non solo di interessi, anche di abitudine, di costume, quindi questa lentezza, adesso però probabilmente è arrivato il momento in cui, e questo momento credo abbia bisogno di risorse tecniche, questo mi sembra che sia un tema che credo, immagino, discutiate nelle prossime sessioni operative. E è la penultima, poi chiedo a voi se volete chiedere qualcosa a Fabrizio.
Ci siamo coi tempi? Ci siamo? Oggi siamo in un momento di profonda trasformazione nel nostro paese, di cambiamenti. Prima di chiederti la famosa domanda su cosa, vabbè, te la faccio dopo, quali sono i rischi e le opportunità di questo momento di cambiamento? Il nuovo governo? Il nuovo governo, la domanda è cosa diresti al nuovo governo per convincerlo a continuare a investire risorse e energie in SNAI, però quella veniva dopo, in realtà era più sul cambiamento, però vai dove vuoi, cambiamento sempre politico. Il cambiamento politico, diciamo, è dal punto di vista analitico, è esso stesso, ce l'ho raccontato bene, chi non l'avesse visto leggetevelo, questo pezzo di Andrés Rodríguez Pose che è uscito, molto, molto interessante. Il grosso cambiamento, questa forte reazione contro le elite, qualunque esse siano, contro gli esperti, contro i tecnocrati come il sottoscritto, eccetera, sono il frutto del fatto che c'è una classe dirigente economica e politica che ha mancato di occuparsi in maniera adeguata di dare un futuro a milioni di persone in Europa. Questo è il tema, non è che è molto semplice. E nelle urne questo si manifesta, dopodiché si manifesta, come scrive di nuovo Mastropaolo, non si sta manifestando come in altri momenti della storia con un nuovo grande disegno di avanzamento sociale, si manifesta in una forma di rabbia. Io sono un vecchio marxista impenitente e quindi è evidente che la rabbia di per sé non è produttiva se non diventa un grande movimento sociale, cioè se non reindividua dei soggetti. Però intanto, se Dio vuole, siamo in democrazia, quando la gente è incazzata dice alle classi dirigenti che è incazzata, cioè che non si sono occupate di loro. Questo è molto, molto semplice, eh? Non è che è molto complicato. Questa è la parte semplice, la parte di cosa succede dopo non ho più parlato di idea. L'area interna, posso dire solo una cosa, che ha la fortuna di essere stata vissuta genuinamente da tutte le classi dirigenti del paese, all'interno delle regioni, all'interno dei territori, all'interno dei comuni. Quindi mi sembrerebbe, diciamo, è sicuro che chiunque governi sappia di cosa si tratta, cioè sarei sorpreso se non lo sapesse, e quindi sarei sorpreso se chiunque governasse non si rendesse conto che questo è uno strumento significativo, e come è avvenuto che quattro diversi governi della Repubblica, anche il quinto governo della Repubblica, dia a questa strategia un salto. Poi dato esiste una vecchia un vecchio avendo avuto la caratteristica di essere Ministro della Repubblica, c'è una caratteristica quando si forma un nuovo governo, se sei uno furbo ma anche un po' onesto, vedi tutte le palle alzate che hai, le schiacci, perché questo è quello che devi fare. Questa per qualunque governo della Repubblica è una palla da schiacciare, lo dico in modo banale. Quando io sono arrivato, Raffaele Fitto, che non è della mia parrocchia, aveva avviato una cosa straordinaria su Pompei, ho preso la schiacciata. Poi dopo di me è venuto Franceschini, che ha trovato la palla ancora più alzata e l'ha schiacciata ancora di più. Oggi abbiamo Pompei che è cambiata. Perché? Perché tre ministri della Repubblica hanno lavorato in continuità. Non è che hanno detto adesso smonto Pompei perché l'ha iniziata Fitto o perché l'ha fatta Barca. Quindi secondo me ci sono delle palle, questa è palesemente una palla alzata, e ovviamente quando tu sei, se sei uno un po' furbo, un po' capace, che cosa fa? Individui i punti di debolezza e rafforzi i punti di debolezza e chiede all'amministrazione, quindi non sta a me perché non sono amministrazione, chiederà all'amministrazione quali sono, o ai sindaci, è importante che la federazione si faccia trovare, quali sono i 2-3 punti affinché l'attuazione, poi il prossimo governo sarà così bravo che magari si ritroverà con la fortuna di essere quello che attua tutto quanto, perché dice ho cominciato a spendere, ma che ci frega, che cosa, è importante che questa cosa vada, proceda. Quindi da questo punto di vista io credo che area interna rappresenti, certamente lo rappresenta per l'Europa, e raccomanderei al prossimo governo di utilizzarla abbastanza nel negoziato europeo. Nella mia vita ho fatto due negoziati europei, uno da amministratore pubblico e uno da ministro. Quando sei un paese che fatica a spendere, e noi fatichiamo normalmente a spendere, e hai un negoziato difficile a Bruxelles, devi sempre andare con dei pezzi forti. Noi insieme a tanti che sono in tavola durante il governo Monti andammo ci inventammo Open Coesione, che era una cosa giusta, che andava fatta lo stesso, viva la trasparenza, però lo sanno tutti che Open Coesione l'abbiamo fatta anche perché io potessi andare dal ministro che mi massacravano in Gran Bretagna dicendo che dovevano tagliarci i soldi per dirgli voi siete trasparenti come noi?
hanno lavorato come pazzi in quei mesi al Ministero perché potessi andare a fare, come dire, avvilire un ministro della Repubblica britannico. Perché mi aveva invitato lì, mi avrebbe mazzolato dicendomi che non erano stati capaci di spendere un soldo, gli fregava niente che era Berlusconi o Monti, a lui, lui è l'Italia. E io gli ho detto, possiamo, scusi un attimo solo, prima di cominciare la riunione, posso farle vedere una cosa? Apro il PC, dico, voi in Inghilterra ce l'avete una cosa che lei può cliccare in qualunque punto dell'Italia e scoprire quanto stanno spendendo di ogni progetto? L'inglese va in panico in questi casi, ovviamente. Quindi andate in totale panico e la riunione è iniziata come Dio comanda. Ecco, allora c'è bisogno che il prossimo governo metta in panico gli altri nel negoziato. Strategia interna può dare panico. Panico nel senso buono, di dire, ah, cazzo, questo ha fatto una cosa interessante. Basta, io direi se volete, se c'è qualche domanda, no? Ok. Allora, adesso iniziano le sessioni di lavoro con un po' di ritardo e mi dicono che anche se non vi siete iscritti alle varie sessioni, accesso alla salute, scuola, associazionismo, potete entrare lo stesso.